Perugia sarà un test molto attendibile, ogni domenica, ogni partita, venerdì, sabato, domenica, quello che è, si affrontano sempre dei test, li abbiamo sempre considerati tali. Altro weekend, altra tappa. Dopo i pareggi contro Parma e Palermo, il Bari si prepara a sfidare il Perugia. Michele Mignani guarda la partita di domenica sera al Curi come un incrocio caratterizzato da grande equilibrio. Di fronte avrà Fabrizio Castori, allenatore, per il quale non nasconde stima e ammirazione. Affrontiamo una squadra molto solida, molto concreta, allenata da un allenatore che ha vinto campionati, che sa quello che vuole. Sarà una partita durissima sotto l'aspetto fisico, però io credo che queste due prime partite di campionato, sommate alle anticipazioni della Coppa Italia, abbiano dimostrato che il Bari è in salute, e quindi andiamo a giocarcela come sempre. Nella prima parte di stagione, secondo me, è più facile che le partite siano più aperte e meno tattiche, poi più va avanti la stagione, più i punti sono pesanti e probabilmente si vedrà forse più equilibrio. Per quello che riguarda il Bari deve essere una squadra molto equilibrata. Alla notte del Curi il Perugia arriva con un punto e zero gol realizzati, il Bari a quota 2. Mignani pensa di confermare l'ossatura vista nelle prime uscite stagionali, senza dimenticare la possibilità di cambiare volto alla squadra con i cambi. Sono molto importanti e determinanti anche i cambi, quindi a volte fai delle scelte anche per tenere in panchina gente che immediatamente può entrare in partita rispetto a giocatori che magari hanno bisogno di più tempo, però tutti quelli che ho a disposizione in questo momento stanno bene e hanno la stessa percentuale di considerazione. Capitolo formazione: Seter non è al meglio e non partirà titolare. In attacco fiducia al duo che dirà Antenucci. Al centro della difesa non ci sarà l'indisponibile Vicari, possibile esordio dal primo per lo sloveno Zuzek, arrivato in settimana dal Koper e già inserito in gruppo. Ragazzo molto in gamba sotto tutti gli aspetti, ragazzo che è qui da mercoledì, martedì sera, ma poi con noi ha cominciato a allenarsi mercoledì. Ed ovvio che è ovvio e scontato che ci debba per forza essere un periodo di adattamento al lavoro, di adattamento ai meccanismi e ai collegamenti con i compagni di reparto e con i compagni di squadra. Poi è a disposizione, vediamo se farlo partire dall'inizio. Comunque un ragazzo che fisicamente sta bene, ha fatto già diverse partite. Quella di Perugia sarà l'ultima partita in calendario con il calciomercato aperto. Mignani risponde così a chi gli chiede se il suo Bari è completo. Sotto certi aspetti no, sotto certi aspetti sì. Io credo che questo Bari in questa prima parte di stagione abbia dimostrato che con gli elementi che ha a disposizione ad oggi è competitiva. E sappiamo però che in alcuni ruoli mancano delle caratteristiche che vogliamo andare a colmare con la chiusura del mercato. Non mi butto in mezzo alla strada davanti alla macchina di nessuno per dire voglio questo, voglio quell'altro. Io credo che la squadra così come oggi abbia fatto delle buone partite e questo mi rende orgoglioso del gruppo che alleno.